ritrovare la consapevolezza dei nostri mezzi, ritrovare la nostra, passatemi il termine, serenità, la nostra capacità di capire i momenti delle partite. Il messaggio è di Michele Mignani, la partita di quelle non banali. Il Bari prepara il derby di domenica alle 17.30 sul campo della Fidelisandria, sfida che torna a giocarsi in campionato a 27 anni dall'ultima volta. L'eco delle due sconfitte consecutive incassate in trasferta da Terranova e Soci è ancora presente. Ci sono delle partite dove si può andare sotto di un gol, ma non dobbiamo avere, anche se non è una parola che mi piace tanto, però non dobbiamo avere l'ansia di doverla riprendere in 5 minuti. In stagione le due squadre si sono già affrontate. 21 agosto 2021, Coppa Italia, la Fidelisandria passò per 1-0 al San Nicola e rovinò l'esordio ufficiale in biancorosso a Mignani. Anche loro hanno cambiato molto rispetto alla partita di Coppa Italia a giocatori di categoria, giocatori esperti, giocatori che hanno campionati, ha cambiato l'allenatore, quindi ci sono situazioni diverse. Non lo so che gara mi aspetto, io credo che saranno molto aggressivi, che cercheranno di venire ad aggredirci molto alti, cercheranno di contrapporre corsa, agonismo, poi quelle che sono anche le loro caratteristiche, le loro doti, perché comunque l'Andria è una squadra che gioca a calcio. Grande attenzione agli equilibri interni, tema tornato di attualità anche dopo il 2-0 alla Vibonese, con riferimento alle tre esclusioni di fila dai titolari di Andrea Del Rico. Il pensiero dell'allenatore è che si debba per forza dare priorità agli atteggiamenti, ai comportamenti, a quello che poi è la forza di un gruppo, e lo esigo, lo pretendo, i ragazzi lo sanno. In linea di massima sono fortunato perché è un gruppo di ragazzi che lavora intensamente, che si impegna, noi cerchiamo di monitorare questo lavoro, noi cerchiamo di stimolare quelli che magari per un motivo o per un altro possono abbassare il livello di intensità, però questa settimana li ho visti veramente tutti bene. Capitolo formazione, Mignani ha abbondanza a centrocampo dove i rebus riguardano proprio Di Gennaro e Del Rico, mentre in difesa torna a disposizione Gigliotti, dubbi Pucino, Belli e Mazzotta, Ricci in fascia, tre quarti affidata a Botta con uno tra Chedira, Marras e Simeri accanto ad Antenucci, leader ritrovato dopo essersi accomodato in panchina più volte nella prima parte di stagione. Per l'allenatore un esempio da seguire. Se lo ha fatto un giocatore simbolo come Antenucci, e lo ha fatto con grande professionalità, probabilmente anche avendo un logorio interno, ma se l'ha fatto Antenucci lo devono fare tutti.